Ciao, in questo video ti voglio raccontare del pellet, cioè ti voglio dire come scegliere, ti voglio dare dei consigli per come poter scegliere un pellet di qualità, quindi quali sono le sei caratteristiche principali che deve avere un pellet di qualità. Bene, quando ti rechi un punto vendita, una delle prime cose importanti che devi fare è farti visionare un sacco. Dal sacco hai già un bel po' di informazioni, cioè hai tutto quello che ti racconterò io dopo, perché tutte le caratteristiche deve averle scritte, quindi un pellet di qualità deve avere un sacco dove sopra ci sono scritte tutte le caratteristiche, questo è molto importante. Quindi sacchi trasparenti, neutri, con scritto niente sul sacco, provenienza dubbia, deve contenere tutto, dalle certificazioni a tutti i dati che io ti sto raccontando. Deve essere un sacco, deve già dare una buona presenza all'occhio, cioè deve avere dei cilindretti che vanno da un centimetro a 3 di lunghezza, 6 mm di diametro, ma lo vedremo dopo. Deve essere bello robusto, cioè se lo prendo in mano non deve rompersi appena lo prendo, tanto il mio sacchettino poi lo posso recuperare per molteplici usi. Ecco, devo già controllare che non ci sia moltissima segatura. Un po' di segatura c'è, normalmente gli ultimi sacchi del bancale sono quelli che contengono un pochettino più di segatura, perché sono quelli che, muovendo tutti i sacchi sopra, naturalmente tende ad avere un po' di segatura. Però quando è compattato bene, anche muovendosi, è difficile che faccia molta segatura. Questo è proprio il primo controllo visivo che devo fare e dove devo andare a leggere le caratteristiche che, prenditi nota, vedremo un pellet di qualità deve assolutamente avere. Bene, la prima cosa che dobbiamo sapere di un pellet è l'origine, cioè che tipo di legna. Sì, perché un pellet di qualità naturalmente deve essere prodotto da legna. Una legna che arriva da una gestione, da un piano forestale, quindi devono essere delle industrie che non vanno a fare delle coltivazioni a ciclo di breve durata, non usano legno, diciamo, vergine, e comunque non vanno a fare delle deforestazioni. Non deve essere naturalmente dei sottoprodotti da scarti e lavorazioni, e poi vedremo nelle caratteristiche e nella certificazione che cosa vuol dire, cioè non deve essere un pellet che arriva da prodotti di scarto, assolutamente, anche perché il pellet che cos'è? È legna resa segatura, a un certo punto resa talmente fine che assomiglia a una farina, viene messa all'interno di un silos come un tritacarne, dove viene buttata lì dentro, viene spinta, questa pressione surriscalda questa segatura, questa farina di legno. Dal surriscaldamento la lignina, che è un collante naturale, compatta il pellet, quindi fa da collante naturale, quindi assolutamente un pellet di qualità non deve contenere collanti nella maniera più assoluta, cioè il fatto che lo rende compatto è grazie alla lignina che è contenente in natura, quindi assolutamente naturale. La provenienza può essere, un buon pellet può essere dalla conifera, che la conifera è il pino, l'abete, o dal faggio. Una buona provenienza è questa. Ecco, una leggenda, un mito, diciamo, da sfatare è il colore: scuro, scuro, chiaro. Allora sì, siamo sicuri che chiaro è sicuramente un pellet di qualità, scuro è provenienza incerta, ma quando io ho un prodotto certificato con tutte le caratteristiche che ti ho detto io prima, che ti andrò a dire e che ci devono essere sul sacco, ti dico la verità, un po' più scuro o un po' più chiaro non comporta e non pregiudica la qualità del tuo pellet. Bene, andiamo avanti. Potere calorifico, cioè quanto deve rendere il mio pellet per chilogrammo ora chilo. Deve avere una resa che va dal 4,7 a 5,3 kg kilowatt ora per chilo, se poi di più meglio, diciamo, comunque il range deve essere quello. La misura, come ti ho detto prima, deve essere un 6 mm e che vada da 1 a 3 cm. Qui stiamo sempre parlando di un prodotto per casa, per uso domestico, quindi caldaie, camini, termocamini, stufe, diciamo piccole, le termostufe naturalmente, e caminetti da inserto, quindi tutto quello che è per uso domestico. Benissimo, residui, cioè il residuo di incombusto, la parte che rimane incombusta, cioè alla fine di un sacco, la percentuale che del mio pellet che vado a bruciare non va sulla resa, lo 0,5%, quindi una percentuale molto bassa. Umidità, ecco, l'umidità è uno dei fattori che lo fa rendere
un prodotto più performante della legna. Cioè, a parte le caratteristiche di praticità, cioè il pellet naturalmente è un prodotto più comodo, perché posso con un sacco vuotarlo nella stufa e posso fare in modo che la gestione, l'accensione, lo spegnimento o una gestione automatica, la praticità, perché naturalmente porto 15 kW con una certa 15 kg con una certa resa vuotati con un sacco all'interno della stufa, quindi molto più comodo. Comunque, oltre al fatto di essere più comodo, ha anche una resa che è sicuramente maggiore, data dal fatto che contiene meno umidità, considerando che la legna siamo intorno al 25-30%, già una legna comunque buona, secca. Bene, la cosa più importante è la certificazione. Tutto quello che ti ho detto io qua e tutte le caratteristiche che deve avere devono essere assolutamente certificate. Allora, diciamo che ci sono degli enti nei vari paesi, cioè ad esempio l'Austria ha la ONORM, la Francia c'è un certificatore che è il CERIC, che quindi sono certificatori nazionali dei vari prodotti. Quello più affidabile è quello assolutamente importante a livello europeo e a livello nazionale, è la EN Plus, EN14961-2A1, molto importante. Quindi attenzione a non confondere questa A1 con la, mettiamolo qua, con la A2 o B. Non deve essere A2 o B, perché A1 mi garantisce che è di provenienza solo di tronchi, che non ha, diciamo, parti residue di materiale di scarto, eccetera eccetera, e non è trattato chimicamente. Cioè, ho la sicurezza di questo, perché la 1 è l'unica che mi garantisce questo, la naturalezza completa del pellet. A2 potrebbero già essere delle piante intere e potrebbe contenere la corteccia, che quindi implica un maggiore possibilità che questo pellet sporchi la stufa e quindi abbia più residui. Per non parlare poi della EN Plus B, dove a quel punto lì posso avere anche dei sottoprodotti, scarti di lavorazione, posso avere legno da esbosco con cicli di breve durata, quindi andiamo anche su un impatto ambientale importante. Quindi ecco, stare molto attenti sul fatto che la certificazione sia una EN Plus A1, che viene evidenziata da questo marchio qua, che il pellet deve avere sul suo sacco. Dopodiché ci possono essere anche ulteriori certificazioni NF e altre che ben vengano, ma questa qui è quella che mi garantisce la qualità di questo pellet. E poi la cosa più importante che ti voglio dire è fare che cosa? Quando non hai la sicurezza, quando sei dubbioso, compra un sacco. Io invito sempre i miei clienti, quelli che conosco, a prendere un sacco e provarlo, uno o due sacchi, non approfittare subito della prestagionale o comprare grosse quantità subito. Io invito sempre a provare uno o due sacchi, lo provi, lo testi, lo guardi, e il miglior pellet è proprio quello che a un certo punto arriva dal tuo test, cioè dalla tua qualità, premesso che debba avere tutte queste caratteristiche per avere la certificazione. Ovviamente la prova finale la fai tu mettendolo nella tua stufa, accendendo la tua stufa e provando il tuo pellet. Benissimo, spero di averti aiutato per l'acquisto di un ottimo pellet. Arrivederci e buon acquisto del tuo pellet. Ciao!